dicevo prima, se mi avessi detto un mese fa che facevo tale e quale non ci avrei creduto. E invece è stato grande Carlo a propormelo e sono contento, perché non mi aspettavo che volevo che mi si proponesse in certo qual modo, perché è un po' per me tornare un po' giovane, no? Cioè, nel senso, non preoccuparmi di fare un programma, perché non è un programma mio, quindi vado lì e certo, ti dico la verità, devo anche cavarmela bene, da me un po' d'aspettativa c'è, però sti cavoli, insomma, i programmi con l'aspettativa che ho fatti sono altri, qui vengo proprio a divertirmi. Certo, ci tengo a far bella figura, perché poi sotto sotto la figura di cacca non la vuole fare nessuno, quindi proverò a non farla io, però chissà se ci riesco. No, 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 prima che me lo proponessero pensavo non l'avrei mai fatto, perché ho detto vabbè, ma dove vado? Invece poi ho parlato con Carlo, mi ha detto guarda, guarda quello che ha fatto Frizzi, che ha fatto Amadeus, fatta a divertire, io d'apro casa e gioca con noi, e questa è una cosa che un po' mi mancava in certo qual modo in televisione, e mi diverto un po', insomma. No, secondo me no, a parte a Besca, la mansia come dicono i sportivi. Però, sai, bene o male, io non mi farei vincere a me. A parte non penso di essere neanche così poi bravo da vincere. Secondo me ci sono un paio che, cioè, secondo me stanno vincendo una donna. O uno molto giovane. Però non so se si può scommettere, se c'è il toto nero qua, su tale e quale. Però secondo me questa è la mia idea. Ma secondo me sì, no, che ci sta, vuoi vincere. Io direi da, partecipo... per non far figure di cacca, lo gioco a cosa. Se riesco a evitare quello, però sai, da me, secondo me anche qualcosa un po' fuori dagli schemi uno se l'aspetta, quindi dopo le prime puntate secondo me voglio un po' rischiare, vediamo un po' che succede. Ho visto molto la prima, poi spesso era teatro il venerdì, ma quando mi capitava l'ho beccato, in questi giorni l'ho vista anche sul sito della Rai, tra l'altro un modo anche per andarsi a scegliere l'esibizione è molto figo, e poi anche, diciamoci la verità, uno dei motivi per cui lo fai, tale e quale, che è il varietà più bello di Rai 1, varietà più bella della televisione italiana, probabilmente sì, anzi, l'unico che c'è, il più bello, fatto meglio, quindi sono onorato di starci, insomma, è una grande opportunità.